Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Allora, come potete vedere, qui mi è arrivato un pacco da parte di Nancy, Nancy Jolly Bijou. Io vi lascio il link al suo canale qua sotto, come sempre. E niente, mi ha mandato questo pacchetto dove ci sono i regali di Natale e di compleanno. E adesso vi faccio vedere un po' che cosa mi ha mandato, sono curiosissima. Allora, ho tirato fuori tutti i pacchettini, li ho un po' sistemati sul tavolo. La prima cosa che ho visto è stata questa deliziosa letterina, cioè il cupcake, che è troppo carino. E sotto ho trovato questo sticker, penso fosse attaccato alla letterina, non lo so. Ma guardate quanto bello, è mufficissimo, sembra tipo uno squiscino. E quindi grazie mille tesoro. Allora, inizierei con questo sacchettino in organza, che sono questi trasparenti, almeno diciamo qui bene o male vedo che cosa c'è. Ci sono queste bellissime perle azzurre cerate, non so se riuscite a vederle. E sono di un azzurro molto molto tenue, dalla fotocamera sembrano quasi argentate, ma vi assicuro sono azzurrine. C'è questo pacchettino con tre basi anello e non so dove l'ha preso, ma questa confezioncina è troppo carina. Ci sono delle pisla e sorrido perché ce le siamo scambiate a vicenda praticamente. E poi queste perline, queste invece sono bianche, sono proprio color perla, non so come dire, sono tipo panna. E sono molto molto carine, cerate, di questa misura che a me fanno sempre comodo. Grazie tesoro. In giro per il pacco c'era questa che non so precisamente cosa sia. Sembra tipo un mochi, una caramella. Ora comunque sia la apro e vi dico. Ecco, sembra tipo una gomma schiacciata, sentiamo cos'è. Dentro sembra tipo marshmallow. Ha una consistenza molto strana e un sapore abbastanza particolare, devo dire. Non riesco a capire cos'è, poi magari ti chiedo. Grazie comunque sia, finisco a mangiarla. In quest'altro sacchettino in organza, che se riesco ora apro, c'è questo bellissimo nastro rosa con i pois bianchi e è molto 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 carino e molto molto fino, mi piace tantissimo com'è, grazie mille. E poi vari inserti per la resina che mi fanno sempre comodo, c'è questa mistura di brillantini, questi cuoricini celesti, le stelline mi sembra siano color salmone, fucsia, non lo so, e poi le microperle blu, grazie mille, queste le uso tantissimo. In quest'altro sacchettino in organza una base fermaglio per capelli, e queste non le ho mai viste così a base, fatte così, quindi proverò sicuramente a decorarla magari utilizzando il silicone o il fimo, grazie tesoro. Qua sono caduti questi che sono i charmini made with love e questi mi piacciono tantissimo e li uso sempre nelle creazioni. Degli anellini, delle basi orecchini a perno, non so se riuscite a vederle. E poi questi che fanno comodissimo, sono i bales, sono quelli che si mettono dietro le creazioni in resina. Io li stavo finendo, infatti dovevo riordinarli dalla Cina, ora per un posto a posto, grazie tesoro. C'è questo pacchettino rosa con questa carta bellissima, ora vediamo cosa contiene. È fimo! Allora, dovete sapere che ultimamente il fimo lo sto usando veramente molto poco, perché non ho proprio più tempo per lavorarlo, quindi hai fatto bene a mandarmelo perché così istigo me stessa a riprendere. Grazie mille tesoro, è di questo verde che a me piace tantissimo, il verde è il suo colore preferito e quindi questo mi tornerà sicuramente utile, grazie. Golosità, questa cosa mi piace molto, mamma mia quanta roba, cos'è tutto bello di Dio? Oh mio Dio, ok calma, mettiamolo giù e ora pian piano faccio vedere tutto. C'è questo che non ho la più pallida idea di che cosa sia perché ancora non leggo in lingua orientale. Tastandolo sembra tipo una tortina, un biscotto. Questi che se non ricordo male dovrebbero essere tipo degli snack salati, può essere, I don't know. Oh mio Dio, questi sono i pochi al tè matcha. Oddio, questi dovrebbero essere una cosa libidosissima. Sono spettacolari, se avete occasione comprateli perché si sente tantissimo il tè matcha e io vado matta per il tè matcha. Quindi questi sono veramente la cosa più buona del mondo. Ho ufficialmente dei nuovi pochi preferiti, grazie mille tesoro. Ci sono queste due barrette che adesso non assaggio perché sennò veramente, cioè, non ceno tra poco. E poi queste altre caramelle Chelsea, grazie mille tesoro, queste cose sono fantastiche. Per il fimo e non. Ma guardate poi che bei pacchetti che ha fatto lei, io i miei mi devo sempre vergognare dei miei pacchetti, mamma mia. Oh, che bello! Allora, è questo mega stampo, non c'entra tutto nella fotocamera, appunto che si può utilizzare o per il fimo, e penso che queste texture le utilizzerò sicuramente per il fimo, però vedo che ci sono anche tipo delle forme a gemma e penso che queste le utilizzerò invece per la resina, perché cercavo proprio uno stampo del genere per fare delle gemme. E io non so veramente come ringraziarti tesoro, guarda, mi piace tantissimo questo, lo cercavo proprio una cosa del genere. C'è questo pacchettino morbidoso. Oddio, sì, che bello, non posso
posso urlare perché c'è la mia coinquilina, se no mi prende per deficiente, ma oddio quanto è bello! Questo l'avevo visto in uno dei suoi video kawaii box, e in uno, mi sembra in quella di ottobre o di novembre, boh, non mi ricordo assolutamente, e avevo trovato questo coinquilino, è carino, oddio, è adorabile, è un portaspicci. Tolgo subito la parte interna. Vedete dentro così ed è morbidosissimo, ragazze, è tipo fluffy. Qui c'è la targhettina con un micino, dammi 5, tiè! E niente, questo mi farà comodissimo per l'università perché non so mai dove mettere gli spicci per il caffè. E adesso appunto ho questo qui piccolino che lo attacco al portafoglio. Grazie Malata, è troppo bello! Miau! Qui c'è un altro mini 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 pacchettino fatto sempre benissimo, a differenza dei miei, lo sottolineo. Una collana. Oh, che bella! Oddio, è stupenda! Allora, c'è questa collana con il gufo, qui sembra una pietra tipo turchese, e non so se riuscite a vederlo oggi, la messa a fuoco fa un po' schifo. Comunque questo con gli occhi anche sbaroscati, bellissimo, e la collanina è così. Guardate quanto è bello! Questo lo metto sicuramente oggi che devo uscire, quindi grazie mille tesoro. Da decorare, non ho la più pallida idea di quale telefono sia, un iPhone forse, S5 può essere, non lo so, scrivetemelo nei commenti, io non sono proprio pratica degli iPhone e relative cover. Penso sia un S5 perché assomiglia parecchio a quello che ha la mia migliore amica, però vabbè, comunque sia, chiederò, grazie mille. Grazie! Oddio, ma quante sono? C'è questa creazione quadrata che è carinissima con Homer che mangia la ciambella e sopra la scritta boh. Oddio, che carini, sono dei Molang. Questa lilla col Molang che mangia il dolcetto e mi ci farò una collanina di sicuro. E questa che invece penso ci farò tipo una di quelle pinzettine che vanno nelle aziende, perché questa è stupenda, mi ci farò sicuramente un portachiavi invece. Con Alice e il coniglio, mi piace tantissimo, poi io adoro questi stickers a tema Alice, devo comprarli assolutamente. Infine questa bellissima con Rilaccuma, e anche qui sicuramente mi ci faccio una collanina perché è veramente bellissima e ultra sbrilluccicosa, guardate quanti glitter, è bellissima tesoro, grazie mille. E questo pacchettino piccolissimo, allora questa è una creazione sempre in resina con Elsa, molto molto figa. È ultra sbrilluccicosa anche questa ed è una calamita, quindi la attaccherò sicuramente al frigo qui che ho all'università. C'è questo pacchettino, anche questo piccolino. Oh sì, viva! Yankee Candle! Che sia un po' aperta, no, mannaggia. Vabbè, non importa. Allora, è una Yankee Candle Tart e questa fragranza io la conosco, è una delle mie preferite, la compro costantemente. Si chiama Wedding Day e è bellissima. Buonissima, lascia un profumo molto molto delicato, però allo stesso tempo si sente molto nell'aria. Allora, qui c'è scritto un'impresa impacchettarlo. Cos'è? Oh, sono degli stampi! Allora, sono questi stampi cupcake. No, non sono. Oh, che belli! Allora, c'è questo rotondo che è il classico cupcake, diciamo. Quest'altro che ce n'ho già uno uguale e mi fa comodissimo avercene un altro perché spesso e volentieri devo fare delle creazioni con grandi stickers e non ho mai le basi. Quindi questo qui a forma di fiore. E poi questo qui a forma di cuore che è bellissimo. La forma del cuore mi mancava, quindi grazie, grazie, grazie mille. Qui c'è questo pacchetto con questo bellissimo fiocco. Ah, ok, va bene. Allora, questo non è un regalo. Questo è un piccolo ordine che avevamo fatto insieme da un sito, Molded from Love, può essere? Non mi ricordo assolutamente perché è passato un bel po' di tempo. Avevamo comprato degli stampi in resina insieme. Allora, io ho preso questo, che non so se lo vedete, ma è un Game Boy, non vedo l'ora di utilizzarlo. Poi questo che è una base cameo, dato che spesso mi fa comodo, diciamo. Questo che è la stella di Super Mario. Poi come omaggio la ragazza ci ha mandato delle cosine e io ho preso questo qui, che è mini con il fiocco, un cioccolatino, I don't know. Cioè questo pacchettino un po' incidentato. Oddio, c'è un po' di roba dentro. Allora, c'è una Tour Eiffel in resina e anche questo la utilizzerò per decorare l'agenda. Qui dentro non capisco bene cosa sia, aspettate che apro. Allora c'è una barretta di cioccolato, un cioccolatino che viene voglia di mangiarlo per quanto è realistico e poi una base bicchiere per fare tipo i portafoto, le miniature e altra roba, che queste sono carinissime e si trovano sempre poco. E in quest'altra bustina invece ci sono due farfalle che userò anche queste per decorare l'agenda. Grazie mille! Ultimo pacchettino e direi che è l'ora, dato che sto praticamente strabordando di roba.
Allora, c'è questo astuccino con gli animaletti kawaii, guardate quanto sono carini! Cute Animal Friend, quanto è patato! E dentro ci sono delle robine, ora vediamo. Allora, c'è questa gommina a forma di hamburger, che è troppo carina. Questa a forma di ciabattino. Una matitina kawaii. Poi questi che sono bellissimi e sono tipo ultra utili perché sono appunto dei deco tape. Sono molto fini e vanno benissimo per decorare le pagine della mia agenda, che è un'agenda molto piccola. Grazie mille, tesoro. Allora, questo è un piccolo pezzetto di quello che mi ha inviato Nancy perché non c'entra tutto nella mia base per la fotocamera. E quindi io la ringrazio tantissimo. Grazie, 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 tesoro. Sono delle cose bellissime. Mi è piaciuto tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto. Lasciatemi un commentino, fatemi sapere cosa ne pensate. E ci vediamo al prossimo video. Vi mando un abbraccio. Ciao, ciao!